È un messaggio che ripeto da sempre e che adesso vi faccio ascoltare da una persona ben più autorevole di me. Perché gli hater ci sono, probabilmente hanno la frustrazione di essere stati adottati da delle amebe che andavano un po' qua e là a scopicchiare. La vera piaga però sono quegli hater che fanno parte di questo mondo. Perché chi ama questo sport e/o è un professionista non getta merda sugli altri. E se tu ti senti nel diritto di parola di andare a distruggere l'entusiasmo di chi ama questo sport, rendendo l'atmosfera tossica, una fogna, allora andreste presi voi, quelle amebe che vi hanno tirato su, e fatti sparire dalla società, perché siete delle croste, siete delle zecche, date fastidio, creando distruzione, credendo che la vostra elite marcia sia quella giusta. Però la società ci impone di integrare tutti, nonostante voi rimaniate e facciate dei grossi danni. Beh, se voi fate questo, come minimo bisogna cercare in tutti i modi di ostacolarvi e di rendervi la vita impossibile. E credetemi sulla parola, questo è solo l'inizio della fine. E quando io prometto qualcosa di così importante, vado fino in fondo. A voi il video. Il doping esiste in tutti gli sport. Il culturista è condannato perché il suo sport lo porta addosso, cioè se entra in un bar un ragazzo di 1,80 m che pesa 100 kg tirato, tutti quanti gli punteranno il dito. Se nello stesso momento nel bar entrerà un ciclista di 60 kg che però ha delle prestazioni importanti su strada, nessuno gli punterà il dito, anzi gli faranno anche un applauso perché dicono magari hai 50 anni e ti mantieni bene. Il culturista è quello che deve essere sempre additato da tutti, nonostante fa una vita di sacrifici, e forse è l'unico sport dove bisogna fare un sacrificio enorme. Non c'è educazione e rispetto per persone che si fanno i cazzi loro. Nessuno rinnega niente, ma le persone come i culturisti hanno un progetto di vita, cercano di arrivare ad un obiettivo sacrificando tante volte vita privata perché fare diete e fare allenamenti estenuanti non è al massimo, e sappiamo che in altri sport, finita la partita, finita la prestazione, vanno tutti a mangiare e a bere fiumi di alcol, la maggior parte. Quindi il culturista è l'unico che si fa un culo così, e non è giusto che arriva un pinco pallino qualunque a dire, a giudicare, perché sta cosa mi manda realmente in bestia.